Klaus, che cosa c'è sotto? Per quanto trovi convincente la tua profonda devozione verso il lancio di verdure? Prima di tutto sono tuperi. E poi sei invidiosa perché quando pensi alle patate pensi che dovrai servire patate fritte. Sei stata in prigione. Quindi ora non puoi esercitare. Quindi la tua aspettativa è a tempo indeterminato. Quale lavoro importante ti attende? Dovrei servire patate fritte solo fino all'udienza con il comitato medico. Allora ho sbagliato. È ovvio che ti sta aspettando una vita ricca e molto piena. Ora rallento così ti faccio scendere. Non ho neanche un cambio di vestiti. Accidenti. Se ci avessi pensato prima. Senti cosa ti dico. Uno, sei stata in galera per 6 mesi, ma sei stata via per quasi un anno. Quando sei sparita non eri stata arrestata. Due, ti piace essere conosciuta come un numero. Non vuoi che le persone sappiano chi sei davvero, perché in realtà sei debole. Tu hai diretto un centro strappalacrime di consulenze mediche per i clandestini o qualche altro misero gruppo di diseredati? No. Di privilegiati? L'interrogatorio diventa fastidioso. Sembra che gli interrogatori non fastidiosi siano al 50% meno efficaci. Perché ci tieni a portare me a questa gara? Perché non hai portato Wilson? Wilson la trova stupida. Anch'io la trovo stupida. Al terzo anno di liceo sei arrivata quarta alla Fiera delle Scienze delle Contee della West Virginia. Il tuo progetto, combustione pulita. Sì, non avevo neanche la prima di reggiseno. Qualcosa è cambiato. Non molto, direi. Partecipo a questa gara da 4 anni e per 4 anni sono arrivato secondo dopo un pidocchio che si chiama Harold Lem. Fai sul serio? Secondo. Ok. Posso aiutarti? Però devo fare una fermata personale lungo la strada. Che tipo di fermata? Personale, non l'ho già detto? Mi dici dove eri ieri